come ben sapete noi siamo già al Terminal 3 e quindi avevamo pensato che ai nostri carissimi ospiti le dovevamo anche colare al Terminal 1 e pertanto abbiamo deciso anche di intraprendere questa bellissima avventura, un progetto fantastico, impegnativo ma molto interessante, dando anche altre opzioni di servizio per un terminal che sta nascendo. Quali sono i servizi, se ci sono differenze ovviamente rispetto alla lounge del Terminal 3? No, non sono differenze, non ci sono differenze, ci sono solo migliorie. Cerchiamo sempre di ottenere la maggiore soddisfazione dei nostri passeggeri, dei nostri clienti, e quindi abbiamo deciso di incorporare altri tipi di food, un'opzione un po' più ampia, più snella, che permette al passeggero che va veloce, perché al Terminal 1 se va veloce, di poter godersi anche l'esperienza del 3, però in un altro spazio, un po' più vicino. Ovviamente questa nuova lounge ha una posizione molto strategica perché unisce le nostre altre lounge del nostro portfolio nell'area Schengen, quindi abbiamo Budapest, abbiamo Francoforte e Helsinki in Finlandia, e ovviamente il gruppo sta in parallelo continuando ad espandere e avremo bisogno appunto di creare questa nuova rete Schengen, e abbiamo visto anche nell'area nel tempi pre-Covid quanto il traffico Schengen è ripartito molto velocemente a discapito invece del traffico internazionale, quindi essere molto forti e presenti nella Schengen è appunto importante.